Ciao e benvenuti nella mia cucina. Oggi faccio una ricetta che mi è stata chiesta da una cara amica. Anziché inviarla cartacea, ho pensato di farle una video ricetta. Oggi facciamo la polvere di meringa, che ci sarà utile per fare la ghiaccia reale e una buonissima crema di burro meringata. Vediamo subito gli ingredienti. Un albume, circa 30 grammi, poco succo di limone, della vaniglia in polvere e dello zucchero a velo setacciato. Io in questo caso ho utilizzato uno zucchero a velo dell'Italia Zuccheri extra fine. Allora, iniziamo subito con mettere le nostre chiare dell'uovo dentro a una bowl. Aggiungiamo la vaniglia, ecco qua, il succo del limone e lo zucchero a velo. Io ne ho pesati 300 grammi, ma potrebbe anche essere che me ne occorre di meno. Iniziamo a mescolare. Il composto è pronto per la fase successiva. Eccomi qua. Allora, ho incorporato tutto lo zucchero e ne ho aggiunto ancora dell'altro per ottenere questa consistenza. Vedete? Oggi è una giornata umida e richiede più zucchero, perché come sapete lo zucchero attira l'umidità che c'è nell'aria, quindi si bagna e diventa molle, sempre più molle il composto. Quindi ne ho aggiunto man mano fino ad ottenere questa consistenza, vedete? Perfetto! Ecco qui la nostra meringa che è pronta. Adesso dobbiamo cuocerla. Io uso uno stampo in silicone, se no potete usare gli stampini delle uova, scusate, i porta uova del frigorifero, li rivestite con della carta forno, o i porta uova, quelli che si acquistano con le uova, sempre, mi raccomando, isolandoli con carta forno e lavandoli bene. Ecco qui, adesso prendiamo un po' di composto, e voilà, e con l'aiuto delle mani lo andiamo a mettere nell'incavo del nostro stampino in silicone. E voilà. E voilà. Ecco qui. Aggiungiamo ancora. Da fare gli stessi quantitativi in modo e maniera che la cottura sia il più omogenea possibile. Ecco qua. Ecco qui. In questo caso ci aiutiamo con le mani che sono il nostro alleato migliore. Mi raccomando, ben lavate sempre. Lì. Pronti, ci vediamo tra poco. Ecco qua, sono trascorsi alcuni minuti nel microonde e magicamente la nostra meringa è gonfiata. Attenzione che non si bruci, quindi ogni tanto controllate. Una volta tirate fuori dal microonde non toccatele, perché se all'interno c'è una parte col caramello vi ustiona, è ustionante. Adesso prendiamo le nostre meringhe, vedete, le mettiamo in una tazza e con un pestacarne le andiamo a battere,
un batticarne, scusate, le andiamo a battere bene, le rendiamo in polvere. Dopodiché le passiamo in un tritatutto a lama lunga. A dopo. Ecco, ho proviato gli albumi, le nostre meringhe, i nostri albumi frullati, e questo è il prodotto. Questo lo rigeneriamo con dell'acqua, oppure lo mettiamo così com'è, nelle creme di burro per stabilizzarle. Ciao Antonella, spero di esserti stata utile. Alla prossima, ciao a tutti!